Un pareggio difficile da digerire dopo una gara nella quale la città di Messina ha avuto forse un brevissimo blackout sul 2-0, avrebbe potuto pareggiare lì l'Agropoli, però poi avete sempre condotto le danze anche nella ripresa, è veramente una beffa. Credo che la squadra abbia fatto una grande gara contro una grande squadra, sapevamo la difficoltà, però credo che i ragazzi abbiano interpretato la grande. Il primo tempo abbiamo cercato subito di fare la partita. Abbiamo fatto 2 gol, un rigore non concesso a fine primo tempo, netto, che non è stato dato. Nei momenti importanti, secondo me, siamo stati molto penalizzati, no? Nei momenti decisivi. Primo tempo, fine primo tempo, rigore netto, sul cross, se non sbaglio, di Munafò. Poi, il secondo tempo, credo che loro non hanno mai tirato in porta. Sicuramente noi abbiamo fatto una gara corta, intelligente, sapevamo le qualità loro e dovevamo fare le ripartenze che ci sono il nostro bagaglio. C'eravamo riusciti, se chiudiamo la partita sul 3-1 due volte, anzi tre, secondo me abbiamo le possibilità. Poi il calcio, è in momenti decisivi, se voi vedete l'espulsione che era per tutte e due, non per solo per il nostro, secondo il mio punto di vista, e poi il fallo laterale che prima è stato concesso a noi e subito è stato concesso a loro. Perciò nei momenti chiave la partita è stata cambiata. E questo fa rabbia, perché nel momento in cui sai una squadra giovane come la nostra fare un risultato importante come questo, e soprattutto oltre per la classifica che è ancora presto, però per il morale era importante. Però chiuso questo, che fa male, però resta il fatto che i ragazzi oggi hanno fatto una grande gara giocando con una grande squadra, e questo ci fa capire che se stiamo, come dico io, con la testa giusta possiamo dare fastidio a tutti. Buone trame, buon possesso palla e 2 gol di pregevolissima fattura. Dimenticando questo 2-2 immeritato incassato al 95esimo, sono arrivate tante ottime risposte. Ma appunto, certo, stiamo crescendo, come penso ho sempre detto, questa è una squadra giovane, tutta nuova, con molti ragazzi che si affacciano la prima volta da protagonisti in questo campionato, per cui devono avere il tempo per poter maturare, e piano piano lo stanno facendo. Oggi hanno fatto una, secondo me, una gara sia sotto l'aspetto del gioco e soprattutto l'aspetto della conduzione della gara intelligente. Lascia stare l'ultimo minuto, il gol ci può stare, abbiamo fatto un errore secondo me generale, però ci può stare al 49esimo e 30 secondi, per cui questo dà fastidio, ma la squadra sta crescendo come voglio io. Adesso bisogna evitare il contraccolpo psicologico, partire da quello di buono che si è fatto in vista della prossima trasferta. Lo sappiamo, noi è un percorso, questa è la seconda tappa di un percorso lungo, se dobbiamo far tesoro degli errori e migliorare le cose che abbiamo fatto di buono e cercare di lavorare in quell'aspetto. Agragas e Savoia, altre vittorie confermano i pronostici della vigilia, poi invece sembra esserci tanto equilibrio. Se l'Agropoli doveva essere una big del campionato, il Città di Messina ha fatto sicuramente meglio nello scontro diretto. Ma credo che siamo un campionato equilibrato. Sicuramente il Savoia ha qualcosa di più rispetto a tutte le altre, però anche l'Agropoli secondo me è un'ottima squadra, deve trovare anche loro gli equilibri. Io sono del parere che il campionato, fino alla quinta, sesta di campionato, no? Non si può dire chi è di protagonista e chi no. Secondo me c'è equilibrio, ancora i valori devono essere espressi al massimo, e noi, parlo di me e della nostra squadra, è una squadra che ha solo grandi margini di miglioramento, ecco. We'll be right back.